Buongiorno, oggi vi portiamo una notizia che può stravolgere veramente il mondo del calcio. La aspettavamo tutti, sia juventini che anti-juventini. Ascolta tutto il video per capire cosa ha pronunciato la Corte sul caso Agnelli. Sostieni questo canale iscrivendoti e mettendo mi piace al video. Attiva la campanella per avere per primo queste notizie. È gratis. Iscriviti al canale Telegram che trovi in descrizione per combattere le fake news degli anti-juventini. In un contesto dove il clamore mediatico ha spesso la meglio sulla chiarezza dei fatti, ci ritroviamo ancora una volta davanti a una vicenda che ha visto i giornali e i media in prima linea a puntare il dito. La Juventus, e in particolare il suo ex presidente Andrea Agnelli, sono stati travolti da un'ondata di accuse e insinuazioni, divenendo il bersaglio preferito della stampa. Eppure, oggi emerge una verità diversa. Agnelli, dopo mesi di titoli sensazionalistici, risulta non aver commesso alcun reato. Fate attenzione a questo, è molto importante. La Corte d'Appello federale, con la sua sentenza, ha gettato una luce completamente diversa sulla questione. Mentre i media erano pronti a dipingere Agnelli come l'architetto di oscuri intrighi finanziari, la realtà ci mostra un uomo che ha affrontato una crisi sistemica legata all'impatto devastante della pandemia di Covid-19. Contrariamente a quanto ventilato da alcune testate, le azioni della Juventus non nascondevano intenti fraudolenti, ma erano misure adottate in risposta a un contesto eccezionale e imprevedibile. Questo è un passaggio molto importante, è la chiave, fate molta attenzione. Mentre i giornali continuavano a parlare di slealtà sportiva, la Corte sottolinea come tali misure fossero temporanee e non avessero avuto alcun impatto negativo sugli obblighi finanziari del club. Una verità scomoda per molti: gli stipendi sono stati pagati, gli accordi rispettati e l'integrità del club resta intatta. Ciò che emerge è un panorama di pregiudizi e decisioni affrettate. La sensazione che molti hanno è che la Juventus fosse stata predestinata a una condanna, nonostante le circostanze e le prove che parlavano a suo favore. In un clima dove la verità viene spesso sacrificata sull'altare del sensazionalismo, emerge la domanda: era davvero necessaria questa farsa mediatica? La Juventus è stata messa alla berlina, Agnelli dipinto come un fuorilegge, eppure la giustizia ha mostrato una realtà diversa. Questo FA, riflettere sul ruolo dei media nella formazione dell'opinione pubblica e sulla necessità di avere un approccio più responsabile e ponderato, specialmente in questioni così delicate. Speriamo che questa lezione venga appresa da tutti.